Ben ritrovati, questi titoli dell'edizione odierna di Teleionio Giornale. A Catanzaro, in piazza Matteotti, è stata celebrata la festa del 4 novembre. Con l'accusa di corruzione e tentata concussione sono stati arrestati sindaco, vice sindaco e un assessore del comune di Fuscaldo. Poi Mimmo Lucano, che racconta la sua Riace a Lamezia, torna in ballo il risultato delle amministrative a Montauro, il TAR infatti verifica il voto, panico e paura. Infine a Novalba di Cardinale un fulmine cade sulla condotta del gas. A tra poco. Ben ritrovati in studio. Dunque, lo dicevamo nei titoli, a Catanzaro, in piazza Matteotti, le celebrazioni per il 4 novembre. Vediamo il servizio. Si è svolta in piazza Matteotti a Catanzaro la celebrazione del 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. La cerimonia è prevista in successione gli onori al prefetto, quale rappresentante del governo, l'alzabandiera solenne e la deposizione al monumento ai caduti delle corone d'alloro. Certamente una giornata importante come tutti i 4 novembre, in particolare questo per la data significativa del centenario, una data nella quale bisogna sempre ricordare la gratitudine per l'eroismo, per il sacrificio, per l'esempio, per l'ispirazione che ancora oggi tanto sacrificio e tanto sangue ci hanno dato e ci danno, e questo valga per qualsiasi tipo di idea si abbia della società, per qualsiasi tipo di idea si abbia della convivenza. È un esempio di coesione, è un esempio di sacrificio che è presente in ogni famiglia italiana. È una festa molto attuale per il valore storico che ci consegna, per la proiezione che ci ha consegnato quando terminò la guerra, per i grandi cambiamenti in negativo e in positivo. Positivo perché determinò una maggiore coscienza, uno sviluppo di una maggiore coscienza di tutta la società. In negativo perché si cominciò a lavorare sulla paura. Dobbiamo trarne un insegnamento. Le guerre non sono mai belle, ovviamente, e nessuno le ama, in primis i nostri grandi militari. Da queste però dobbiamo trarre insegnamento. E sui festeggiamenti del 4 novembre negli altri comuni vedremo domani altri servizi. Corruzione e tentata concussione, arrestato il sindaco di Fuscaldo. Il sindaco di Fuscaldo, centro dell'Alto Tirreno Cosentino, Gianfranco Ramundo, è stato arrestato dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, insieme ad altri componenti dell'amministrazione comunale. L'accusa è di corruzione e tentata concussione. Nell'operazione della Guardia di Finanza sono stati impegnati oltre 100 militari, coinvolte complessivamente 14 persone. Oltre al sindaco Ramundo sono stati arrestati anche il vice sindaco Paolo Cavaliere e un assessore, coinvolti anche un funzionario pubblico, imprenditori, un professionista e altre persone. I reati contestati agli indagati, oltre alla corruzione e alla tentata concussione, sono a vario titolo l'indebita induzione a dare o a promettere peculato, turbative di gare pubbliche, di procedimenti di scelta dei contraenti, della pubblica amministrazione e falso ideologico. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Paola su richiesta del procuratore della Repubblica Pierpaolo Bruni e dei sostituti Antonio Lepre e Teresa Valeria Grieco. E torniamo a parlare della vicenda Riace. L'ex sindaco Lucano a Lamezia racconta appunto la sua esperienza e dice: il mio paese ha già vinto.
un mazzo di candele per illuminare le vecchie buie case ormai abbandonate del centro storico. Così quelle lucine fioche che da lontano appena si percepivano in realtà hanno illuminato non solo il centro storico di Riace, ma hanno dato una speranza alle tante persone che da diverse parti del mondo sono approdate in Calabria in cerca di aiuto. Quelle lucine hanno pian piano dato luce e speranza al mondo intero, è così che è nata Riace. A raccontare la storia di quello che oggi è conosciuto come un modello di accoglienza al mondo è stato il sindaco, ora sospeso, Mimmo Lucano. In realtà io in tutti questi anni era un sogno questo, ho sempre cercato di alzare l'orizzonte per fare qualcosa a livello locale, ma per partecipare a qualcosa di più grande. Dal primo istante noi abbiamo, anche prima di diventare sindaco, l'impegno politico per me è stato sempre, sempre. Ma no, questo non vale solo per Riace, vale in generale. Uno quello che accade a livello locale ha sempre una ripercussione ad altri livelli. Mi chiamano, devo andare a Torino, devo andare a Bitonto, a Bari, a Cosenza, a Catania, quasi ogni giorno. È il mio contributo questo per la causa di una, come io dico spesso, di un'altra società, di un'altra umanità. Questa è la forza che... Questa è l'entusiasmo che mi motiva per continuare. Noi dobbiamo aiutare Riace perché stanno cercando di distruggere l'esperienza che in questi anni ha fatto il locale. L'applauso che lo sta accogliendo mentre noi parliamo è la prova che c'è una grande voglia di tanti calabresi di aiutarlo, di dargli una mano. Lo considerano con tutto il loro cuore come una delle persone che esprime la Calabria migliore. Io penso che questo sia il fatto fondamentale. Certo, adesso in questa situazione Mimmo Lucano è un simbolo proprio perché lo stanno perseguitando, ma io non mi riferisco, perché io rispetto la magistratura, lo stanno perseguitando politicamente, il governo, il ministro degli interni, eccetera, e allora lui diventa il simbolo di un'opposizione democratica a queste manovre e a questa ondata che c'è contro tutti i sentimenti di solidarietà che invece si possono esprimere. Ecco, Mimmo Lucano e l'esperienza di Riace diventa un simbolo di una Calabria solidale. E dunque sospette irregolarità nelle amministrative a Montauro, il TAR verifica il voto. Si partirà dall'esecuzione di una nuova valutazione delle schede elettorali prima di pronunciarsi sulla sussistenza di eventuali illegittimità nella programmazione del sindaco. A 5 mesi dall'elezione del nuovo Consiglio Comunale, il TAR mette in discussione il risultato delle consultazioni amministrative a Montauro, accogliendo la richiesta di Giuseppe Schipani, candidato a sindaco della lista Lavoriamo Insieme per Montauro. Dei consiglieri della stessa lista, Saverio Carito, Antonio Destito, Domenico Galati, Roberto Sestito, Angela Stratotti e di 2 cittadini elettori, concordi nella necessità di impugnare il verbale di proclamazione degli eletti. 2 gli elementi all'attenzione dei giudici amministrativi, l'attribuzione di alcune schede, che avrebbe viziato il risultato finale, che ha assegnato la vittoria alla lista dell'attuale sindaco per soli 4 voti di scarto, e l'annullamento del seggio volante, che avrebbe impedito agli utenti di una casa di cura di poter esprimere il proprio voto. Rilevato che si denunciano illegittimità, si legge nell'ordinanza del TAR, le quali, ove accertate, consentirebbero di riconoscere la vittoria alla lista Lavoriamo Insieme tramite il conteggio di schede valide annullate, che l'interessato non ha facoltà di esaminare direttamente il materiale di contestazione, è ritenuto che ai fini di decidere sia necessario procedere ad una verificazione in contraddittorio tra le parti a cura del prefetto di Catanzaro, si dispone gli incombenti istruttori. Le operazioni di rivalutazione delle schede annullate dovranno essere effettuate entro 45 giorni. Al centro delle analisi ci sono in totale le 13 schede annullate per la presenza di un contrassegno di una lista differente da quella del candidato indicato nelle preferenze, per il dubbio dell'utilizzo di un normografo, per l'assenza del cognome accanto al nome di un candidato.
Le cita una per una l'avvocato Giuseppe Pitaro nel giustificare il punto di vista dei ricorrenti, richiedendo una valutazione terza del risultato. E adesso una nota di Santo Sestito, componente del movimento Chiaravalle da vivere, che commenta l'esito delle consultazioni provinciali. Il rinnovo del Consiglio provinciale ha dimostrato che la politica con la lettera maiuscola è solo un ricordo. Lo dichiara in una nota Santo Sestito, componente del movimento Chiaravalle da vivere ed ex consigliere provinciale. Oggi i partiti sono in difficoltà, continua, perché manca la cultura dell'appartenenza ed ognuno si sente arbitro del proprio destino, salvo nell'occasione delle candidature quando c'è bisogno di un valido sostegno. Al neopresidente e a tutto il Consiglio provinciale esterno i complimenti per la vittoria e tanti auguri di buon lavoro, nella speranza che si dia un taglionetto con il recente passato, periodo in cui le zone interne sono state pesantemente penalizzate. Si sottolinea che la maggioranza Bruno durante la sua gestione ha penalizzato pesantemente lo sviluppo del comprensorio del Chiaravallese e del Girifalcese, con delle decisioni che ancora gridano vendetta, e quando il sindaco di Soverato gioisce per i voti ricevuti affermando che qualcuno si deve preoccupare perché il vento è cambiato, forse non ha capito che quel vento ha spazzato via gli inadeguati, sostituendoli con amministratori che vogliono il bene della popolazione amministrata. Infatti, continua Santo Sestito, il 31-12-2010 l'ente provincia riceveva dalla Cassa Depositi e Prestiti la comunicazione della concessione del mutuo pari a 3.250.000 euro per la realizzazione del polo scolastico a Chiaravalle Centrale. Finanziamenti revocati in tutto e in parte dal presidente Bruno, così come si sono persi i 30 milioni di euro per l'ammodernamento della strada provinciale Chiaravalle Centra che Bivio Squillace e Girifalco, sempre sotto la sua gestione. Le due opere servivano per dotare le zone interne di un volano per lo sviluppo, sia attraverso la nuova struttura dell'istituto agrario, messo nelle condizioni di poter maturare nei professionisti capaci di guidare l'agricoltura secondo le nuove esigenze della produttività e del mercato, che attraverso l'ammodernamento della strada in questione, arteria di grande respiro socio-economico, essendo nelle condizioni di collegare il Serrese al Girifalcese e quindi all'Ametino, aprendo anche allo sviluppo e alla produttività la zona dei paesi interni, attualmente in una fase di spopolamento per l'emigrazione dei giovani in cerca di lavoro. Altro regalo alle zone interne dell'ex presidente Bruno, conclude Santo Sestito, è l'abbandono della strada provinciale Pirivoglia-Casincenso-Sant'Antonio, arteria che collega Chiaravalle e le zone rurali ai paesi di Torre Cardinale e delle strade delle Serre, come se gli abitanti del Chiaravallese, del Girifalcese e del Serrese appartenessero al mondo dei senza diritti. E adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, a tra poco. E anche oggi disagi per il maltempo nel Catanzarese a causa di una bomba d'acqua, persone bloccate nelle abitazioni e disagi anche sulla statale 106. Il maltempo ha provocato disagi e danni importanti nella zona del Medio Ionio, nelle località di Simerimare, Ruggero e Omomorto. Il fiume Alli, a causa della pioggia battente, ha rotto una parte degli argini, allagando strade e case. Un tratto della statale 106 è stato chiuso al traffico per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso. Diverse le frane segnalate sulle strade interne ed è continuo il monitoraggio delle fiumare. Sta lentamente migliorando la situazione lungo i paesi del litorale ionico catanzarese, colpiti da un violento acquazzone che ha provocato danni e disagi nella circolazione. È stata sorpresa la circolazione ferroviaria tra Catanzaro e Crotone a causa dell'inagibilità dei binari. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, gruppo FS, stanno effettuando una ricognizione sulla linea per poi iniziare le operazioni di pulizia dei binari dai numerosi detriti portati dalle piogge. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Catanzaro Lido e Crotone, personale dedicato che ha fornito assistenza alle persone nelle due stazioni. Squadre dei vigili del fuoco e dell'ANAS invece sono rimaste al lavoro, in particolare lungo la statale 106, riaperta al traffico dopo un'iniziale interruzione legata all'allagamento della carreggiata. I vigili del fuoco e la polizia stradale sono intervenuti per soccorrere diverse persone rimaste bloccate all'interno delle autovetture in transito. I vigili del fuoco del nucleo SAF, speleo alpino fluviale con un gommone, hanno soccorso alcune persone bloccate nelle abitazioni. E tanta paura anche a Novalba di Cardinale.
Panico a Novalba di Cardinale, dove a causa del maltempo sono state evacuate 40 persone dalle rispettive abitazioni. Un fulmine ha colpito una tubazione del metano e i cittadini sono stati invitati ad abbandonare le case in attesa che arrivassero i tecnici per chiudere la condotta. Lo stesso fulmine ha mandato il paese di Cardinale in blackout ed è stato necessario l'intervento dell'Enel. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma solo tanta paura. Sul posto i vigili del fuoco della stazione di Chiaravalle Centrale, al comando del caposquadra esperto Mario Cepi, che hanno messo in sicurezza la zona, e i carabinieri della radiomobile di Soverato, che hanno provveduto a tenere lontane le persone dalla zona più pericolosa. Subito accorsi sul luogo il sindaco Danilo Staglianò e l'ex sindaco Pino Marra. Solo in tarda serata le famiglie hanno potuto fare rientro nelle loro rispettive abitazioni. E a Soverato controlli antidroga nel weekend, 2 arresti. I carabinieri della compagnia di Soverato, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 22enne del posto, poiché trovato in possesso di 125 grammi di marijuana, 2 di hashish e un bilancino di precisione, tutto occultato all'interno della propria abitazione e nello scooter parcheggiato nei pressi di un circolo ricreativo. La prima sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l'arresto, disponendo l'obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria per 2 volte al giorno. Stessa sorte è toccata a un 24enne di Monte Paone, sorpreso con oltre 500 grammi di marijuana, occultata all'interno di un ripostiglio. Successivamente è stato ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Nel medesimo contesto, 4 giovani della zona sono stati segnalati alla prefettura di Catanzaro quali assuntori di sostanze stupefacenti. Trovato in auto con pistola e cartucce, arrestato un 25enne a San Pietro a Maida. È stato trovato in auto con una pistola calibro 6,35 e per questo arrestato dalla compagnia dei carabinieri di Girifalco. Il fatto è accaduto a San Pietro a Maida, dove un 25enne è stato accusato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Una pattuglia del NORM, durante un giro di perlustrazione, ha fermato il giovane alla guida della propria auto in via Pietro Nenni ed a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una pistola completa di caricatore con 4 cartucce riposta nel vano porta oggetti dello sportello anteriore sinistro. Immediatamente dopo i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, dove nascoste in camera da letto sono state trovate altre 4 cartucce del medesimo calibro. L'arrestato è stato tradotto nel carcere di Catanzaro, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Ancora droga, 4.000 piantine di canapa in casa, 3 arresti a San Ferdinando. 3 arresti per droga a San Ferdinando nella serata di ieri in via Calvario, nell'ambito di un ampio servizio di controllo del territorio disposto dal gruppo carabinieri di Gioia Tauro, finalizzato al contrasto del fenomeno della coltivazione illegale di canapa indiana nella piana. I carabinieri della stazione del nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato Francesco Loiacono, 39enne idraulico con precedenti di polizia, Rocco D'Agostino, 32enne disoccupato con precedenti di polizia, e Mario Cucinotta, 58enne rosarnese, pensionato e accusato anche lui di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione di Loiacono, hanno sorpreso quest'ultimo all'interno del proprio appartamento con D'Agostino e Cucinotta, tutti intenti ad operare all'interno di una stanza adibita ad essiccatoio con circa 4.000 piantine di canapa indiana del tipo olandese nana, dell'altezza media di 20 cm. La droga rinvenuta, che immessa nel mercato illegale avrebbe fruttato oltre 10.000 euro, è stata sottoposta a sequestro penale. Bene, questa era l'ultima notizia, arrivederci alle prossime edizioni.